La patria dimenticata da Dio. L'Italia è un paese talmente bello che se lo contendono in molti, tanto che alla fine verrà defraudato dalla sua bellezza e ricchezza per ridurlo in povertà, eliminando la Costituzione e riducendo il popolo in schiavi. Lo daranno in pasto agli avidi cinesi, che lo trasformeranno in centro di produzione high-tech, e all'orgoglio degli americani, che ne sfrutteranno le posizioni geopolitiche per ridurlo a base militare per il nuovo ordine mondiale. Lo daranno a diplomatici inglesi, che lo trasformeranno in un centro dati di sicurezza finanziaria, con il quale controlleranno la situazione economica di tutto il mondo. E mentre Gesù, dalla sua croce, ci griderà ancora una volta il suo dolore, l'Anticristo avrà già appostato le sue chiappe in Vaticano e con il potere persuasivo della sua mente perversa, bacerà la mano del cardinale che si siederà al suo fianco, come Giuda sedette accanto al suo Signore Gesù. Giorni di buio nelle menti degli uomini adombreranno la loro fede per 666 giorni. Dopodiché una luce proveniente dal cielo avrà i colori dell'aurora boreale ed espanderà il suo calore ridestando le menti dei dormienti, che con l'arma della saggezza taglieranno la testa del serpente e la daranno in pasto a cani e porci. Allora il silenzio scenderà nei loro cuori e non ci sarà più bisogno di parole, ma solo del silenzio che precede un nuovo giorno. E solo allora i suoni primordiali della madre che ci accoglie con il suo amore trionferanno in ogni angolo della terra per ritornare alle sue radici da tempo dimenticate.